Volete un modo per vedere la Statua della Libertà gratis? Il trucco? Partire dal terminal Whitehall di Manhattan in direzione St. George. Prendete il traghetto per Staten Island. Da qui vedrete la Statua della Libertà sia all'andata che al ritorno. Altra cosa da fare gratis a New York? Il ponte di Brooklyn! Questo ponte unisce i distretti di Manhattan e Brooklyn e le entrate si trovano in corrispondenza degli archi. Quella alle nostre spalle ovviamente è l'entrata di Manhattan. Vi consigliamo di farlo da Brooklyn in direzione Manhattan perché così vedrete lo skyline. Se siete appassionati di libri come me non potrete assolutamente perdervi la New York Public Library. Ci troviamo infatti davanti al suo ingresso. Si trova all'incrocio tra la 42esima e la 5ª strada e l'ingresso è gratuito. Si tratta della più grande biblioteca di tutti gli Stati Uniti. Se invece siete appassionati di musei, non potete fare a meno di visitare il MoMA, uno dei musei di arte moderna più famosi al mondo. All'interno troverete diverse opere famose di artisti del calibro di Picasso, Van Gogh, insomma, ognuno troverà il suo preferito. Ma non preoccuparti se sei a corto di budget, il venerdì sera, dalle 16 alle 20, è gratis! La High Line è un percorso di 2,3 km che si trova nel quartiere di Chelsea, qui a New York. Si tratta di una vecchia linea ferroviaria sopraelevata che è stata riconvertita a parco urbano. Può quindi considerarsi una vera e propria meta green. Lungo il percorso troverete anche diverse panchine, ascensori e bagni, quindi una meta perfetta per fare un picnic in tutta tranquillità e godersi appunto un po' l'atmosfera green di questa lunga camminata. Ma soprattutto la cosa più importante è che è gratis.